Il Decamerone è il capolavoro di Giovanni Boccaccio e una delle più importanti opere della letteratura italiana. Composta tra il 1349 e il 1351, rappresenta la maturità dello scrittore, che con essa raggiunge il vertice della sua produzione creativa. Nel proemio l'autore afferma di voler dedicare l'opera alle donne afflitte da pene d'amore, allo scopo di dilettarle con piacevoli racconti e dare loro utili consigli. In questo modo si delinea da subito la natura di un testo rivolto a un pubblico di non letterati e inteso al piacevole intrattenimento. L'opera si colloca in un momento storico particolare, durante la mortifera pestilenza del 1348. Il racconto inizia infatti con una lunga e dettagliata descrizione della peste che stava devastando Firenze, seminando morte e causando disordini sociali. Boccaccio immagina come, per sfuggire al contagio, sette fanciulle e tre giovani di alto rango decidano di ritirarsi sulle colline fiesolane. Qui i componenti dell'Allegra Brigata trascorrono il tempo tra banchetti, canti e balli, e ogni giorno ciascuno di loro racconta una novella. Questo è il tema della cornice narrativa entro cui si dispone la vasta materia dei 100 racconti. In essi trova spazio una straordinaria varietà di personaggi e situazioni. Compaiono mercanti e operai, sovrani ed ecclesiastici, intellettuali e artisti, i bassifondi della grande città e l'ambiente di corte. L'insieme dell'opera rappresenta la commedia dell'uomo, che qui è protagonista assoluto. Spinto dall'amore, guidato dall'intelligenza, l'uomo agisce e si confronta con la fortuna, quell'insieme di circostanze imprevedibili che regolano il mondo. In questo modo Boccaccio si pone come un anticipatore delle tendenze umanistiche del 400. Il suo capolavoro avrà ampia diffusione sia in Italia che all'estero, inaugurando il genere della novella moderna e definendo un modello di letteratura in prosa per tutta l'Europa.